Ciao a tutti, ben Ciao. ritrovati. Siamo qui per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Oggi prepariamo delle sagnette con una zuppa di fagioli. Oggi presentiamo la mia pasta di fagioli. Mia perché è un po' di ingredienti che inusuali che vengono abbinati, che abbino diciamo, ai fagioli. Però secondo il mio gusto, per quello che mi possa piacere a me, abbiamo un ottimo risultato. Come pasta ho scelto queste sagnette che da una parte sono liscia e da una parte un po' rigate, quindi trattengono la cremosità. Certo, è sempre una pasta particolare e speciale. La base abbiamo l'olio extravergine di oliva, dell'aglio, pomodorino, sedano, peperone, capperi sotto sale, erbette aromatiche come il rosmarino, pomodorino, fagioli, cannellini e borlotti che abbiamo messo a bagno la sera prima e abbiamo messo a bollire il giorno dopo con qualche foglia di alloro sprigiona il gas che hanno il loro per rendere un po' più leggeri, con un po' della loro acqua di cottura. Partiamo? Sì. Okay. La nostra base è rigorosamente olio italiano, olio extravergine di oliva. Detta anche olio Evo. Ah, Evo? Madonna, dice, Madonna che cos'è questo olio Evo? Olio extravergine di oliva. E ogni tanto ti faccio questi blitz. Ogni tanto mi fai, mi esci qualche volta fuori fuori strada. Programma. Anche perché qua di preparato non c'è proprio niente. Infatti, no, non è che ci prepariamo, noi facciamo tutto al momento, no? Assolutamente. Io le scopro le ricette al momento. Giusto. Non sono preparata. Perché prima. Devi. Ma c'è. Per me perché c'è, deve essere pure per me la cosa. Per me c'è un curiosa, perché, no? Nel senso, che ecco. Caspita, no? Come si fa, come non si fa. Una schiacciatina. Una tritata grossolana. E andiamo a far rosolare in padella. Battiamo un po' il sedano. Andiamo a profumare con un po' di sedano. Ti puoi armare con la tua bacchetta magica, no? Mettiamo un po' di peperone a cubetti, profumiamo con dei rametti di rosmarino. Mettiamo, nel frattempo che si cominciano a insaporire, tagliamo i nostri pomodorini. Io rispetto un po' alla solita classica ricetta, aggiungo il peperone, il sedano. E no, cappero. Io rosmarino e capperi per esempio non. Sì. Però poi vedrai a fine cottura che peperone hanno pure il loro non so che. Vabbè, poi vediamo. Sì. Se c'hai ragione. Alla fine rimane sempre una zuppa di fagioli, però andiamo un po' ad arricchirla e a profumarla in maniera diversa, no? Certo. Poi uno si aspetta sempre la classica, no? Quando gli viene messa davanti. Invece così subito nota qualche differenza. La classica, se no mettono pure il coso di maiale, là, come si chiama? Possono mettere anche della cotena di maiale. Sì. Aggiungiamo anche i nostri capperi, dai una piccola girata. Attendiamo di mettere il sale perché comunque un po' di sale lo sprigiona il cappero. Apriamo il nostro pacchetto di sagnette. Guarda, è bello. Sì, è bello. Qui abbiamo i nostri fagioli, attendiamo un attimo che si insaporisca. Il rumore si sente bene. Bene. Mi dai un mesto, no? Così, bravo. Ho girato subito la pasta. Un mesto? Un mesto, sì. Ah, scusa. Attendiamo. Pensavo quell'altro. I nostri fagioli. Eccoli qua, belli, vedi, lucidi. Se abbiamo tempo è preferibile utilizzare i legumi secchi rispetto a quelli già pronti e confezionati, perché hanno sicuramente una marcia in più, un profumo, un sapore e un gusto in più. Quando lo fai effettivamente, lo metti a bagno e con la sua acqua di cottura non puoi negare che non è, che hanno un sapore più deciso. Aggiungiamo i nostri fagioli con la foglia di alloro pure, che le abbiamo essate. Ecco qui, puoi girare, mettiamo un pizzico di sale,
che non l'abbiamo messo durante la cottura dei fagioli. Lasciamo insaporire una quindicina di minuti, giusto per creare questa amalgamazione tra la base del fondo che abbiamo fatto e i fagioli. Scoliamolo la pasta e poi uniamo il tutto. Va a tra bene. Poco. Antonella, una quindicina di minuti sono passati, il profumo si sente, mamma mia. Io tolgo il rosmarino e le foglie di alloro, ecco qua, e poi può dare fastidio in mantecazione con la pasta. Il profumo, guarda, è ottimo. Ok, poi scolare un attimo la pasta. Questo è il mio compito ormai, vero? No? Ok. Lasciamo insaporire qualche minutino ancora, no? In modo che la pasta prende. Si sposa proprio bene quella pasta così, visto? Vero? Sì, sì. È bello pure come. Sì, perché da una parte è liscia, ma comunque ruvida, dall'altra ha questi tre segnetti che si va ad incastrare tutto la salsa, i profumi, i sapori, no? Andiamo a impiantare, guarda che bello quando, sì, sì, è, bello, quando è colorato, dai. Però purtroppo è il profumo eccellente, però non è piatto per me. No, adesso ti faremo una ripresa dietro le quinte quando la mangerai. Ecco qua, io aggiungerei sempre un filo d'olio extravergine di oliva, a crudo, guarda che bello, e delle foglioline di basilico, che non stanno male. Il basilico mettiamo. Male. Ah, è buonissima. Perfetto, più profumata di così. Mi sa che la devo assaggiare questa. La mia pasta e fagioli. La mia significa che così me la faccio a casa io. Ah, ecco. Bene, augurandovi che anche questa ricetta vi sia piaciuta e la riporrete a casa, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.